Ora ci sono in programma due escursioni e l'uscita in bicicletta. Quindi per le due escursioni, una è l'escursione alla Puntale Ferraro Musolino Polifunzionale, 5 km, l'impegno adatto a tutti l'abbiamo definito. La conducono Anna Maria, Nino, quindi chi vuole partire per questa escursione si avvicini a questo gruppo qua e fra qualche minuto parte. Invece l'altra escursione, che è il sentiero ABC, che la conduce Sebastiano, che non c'è, no, eccolo qui, Sebastiano, dove facciamo riferimento qui, e quindi chi vuole partire per l'altra escursione, è una escursione da 3 km, un sentiero natura lo chiamerei, quindi una cosa semplicissima, però interessante, molto bello. E poi ci abbiamo il gruppo dei cavalieri con Matteo, quindi ci apprestiamo alla partenza per il loro giro, e poi c'è il gruppo della pedalata con Andrea, quindi vabbè, riferimento qua, la polizia provinciale è già stata avvertita, quindi se volete, come? Sì, se volete vi comunico, cioè sapete benissimo tutti, anche se c'è una ricezione, anche se c'è una ricezione che non è eccezionale in montagna, sapete benissimo, c'è a disposizione nel caso malaugurato, incrociando le dita, c'è l'ambulanza, quindi chiamate il telefono qui, chiamate direttamente qui a sto centro polivalente e ci sentiamo nel caso. Ecco, insomma, l'importante è che lo sappiate. Abbiamo anche il dottor Arrigo a disposizione qua che ci dà una mano. Va bene, d'accordo. E allora, Nino, Anna Maria, se voi volete, ci vediamo dopo, perfetto, mezzogiorno e 10 qua, grazie. Tra 10 minuti partiamo. Allora, Vivi Montagna è appena iniziata, sono partite le escursioni a piedi, a cavallo, in bicicletta, giornata meravigliosa all'insegna del divertimento, dello sport e principalmente della sostenibilità ambientale. Sono appena arrivati i ragazzi con l'ATM, col servizio messo a disposizione dal comune di Messina per diminuire la quantità di macchine e di parcheggi qua in montagna. Quindi sono appena arrivati questa cinquantina di scout e insieme agli altri si stanno spostando. In brevissimo una manifestazione che sta raccogliendo tutto il popolo della montagna, di chi cammina a piedi, di chi cammina in bicicletta e di chi va a cavallo, per ribadire che questi Monti Peloritani possono essere un'occasione per la città e per tutta la comunità messinese di svago, di ricreazione, ma anche di sviluppo socio-economico. Tutte le nostre associazioni della WISP hanno aderito e hanno colto con piacere questa iniziativa, penso a Camminare Peloritani, la Grissan, la Regola Pesce e quant'altro, e devo dire che anche tutto il gruppo ciclistico, l'SDA Mountain Bike, quindi dico il livello è di partecipazione alto, siamo molto contenti. Questa è la prima edizione di Vivi Montagna Peloritani in festa, e continuerà la giornata con la colazione a sacco tutti insieme e poi insieme musica popolare dal vivo per divertirci e dire ancora una volta che stare con WISP non è solo sport, ma è sport, cultura e ricreazione. Grazie.